Gaspare, rileggiamo i post-it così che vi scambiate, diciamo un po' che cosa i gruppi vi hanno detto, quali proposte, eccetera, direttamente dalla vostra voce. Non abbiamo cercato un portavoce dei gruppi, quindi prima un po' che cosa è emerso e dopo poi appunto la discussione su che cosa si può fare e diciamo l'invito al voto. Allora, molto velocemente, noi abbiamo parlato di gare d'appalto, il tema degli appalti che tra l'altro nel giorno abbiamo affrontato anche in considerazione delle gare d'appalto dopo il terremoto. È emerso il tema che non è opportuno che gli imprenditori si lamentano spesso dell'eccessiva burocrazia, però non ci sembra opportuno, almeno da chi ha posto la domanda, non sembra opportuno eliminare la burocrazia in questo campo, cioè i controlli qui vanno fatti e la documentazione va esibita, perché è un tema di importanza rilevantissima per la nostra regione e per l'economia della nostra regione, quindi i controlli forse qui non è il caso di sburocratizzare troppo, insomma. Poi è emerso il tema delle slot machine, come elemento che può servire a riciclare, come elemento comunque insomma che provoca ludopatie. Noi ce ne siamo già occupati a regione su questo, di questo tema. Non abbiamo le competenze per eliminare le slot machine, abbiamo qualche competenza in termini di prevenzione sostanzialmente per quanto riguarda le ludopatie. E poi ci sono le indagini che si fanno, come quella che ha portato in carcere il signor Femia, che voi, qualcuno di voi avrà letto, che si occupava esattamente di slot machine. E poi è venuto fuori un tema della comunicazione. Plauso su questa legge risultati, forse è importante comunicarlo bene, comunicarlo ai sindaci, comunicarlo alle imprese, che in questa regione noi facciamo leggi di questo tipo, e in generale il problema che è emerso è che la regione fa cose molto belle, molto positive, molto utili per i cittadini, e però riesce a comunicarle poco, e questo è un problema che si sente e che secondo me è un problema reale su cui dobbiamo intervenire. Mi fermo qui. Parola a Simonetta per raccontarci cos'è emerso lì là. I temi sono simili anche nell'altro gruppo, più sulla su come può emergere dal territorio la segnalazione o il riconoscere comportamenti mafiosi e quindi come dare un seguito e come naturalmente far invece che le buone pratiche siano conosciute e come dare informazione, cioè il cittadino che vuol dare un'informazione a chi? Spioni o non spioni, no? Era l'argomento. Quindi di fatto sempre come una realtà locale e una comunità nell'individuo singolo o espressione di una comunità come può reagire e quali mezzi può avere a disposizione sostanzialmente. Oltre a tutti i temi che tu hai evidenziato. Allora, vi dico anche invece alcune idee molto concrete che appunto chiaramente i post-it aiutano a sintetizzare, quindi abbiamo sintetizzato con ad esempio, si diceva si potrebbe istituire un numero verde, quindi come tipo per gli incendi, quando uno deve segnalare l'incendio o altro, quindi questo numero verde si possono fare delle segnalazioni di anomalie, del tipo non mi ha dato lo scontrino, piuttosto che c'è stato un problema di qualche tipo, eccetera, e così che appunto il discorso della tutela di chi denuncia rimarrebbe in qualche forma sarebbe prevista, e finché non ci sarà la cultura, dicevano, come quella che c'è in Germania, per cui uno se la sente anche di andare in prima persona a denunciare e mettersi in fila, un numero verde può essere una cosa interessante. Assolutamente la diffusione delle buone pratiche sulle unioni, c'era chi diceva dovrebbe diventare obbligatoria, quindi se uno dei comuni di un facente parte unione, diciamo, ha fatto qualcosa legato appunto all'utilizzo di un bene confiscato piuttosto che un progetto con le scuole, eccetera, dovrebbe essere obbligatorio in qualche forma diffondere la buona pratica anche negli altri comuni dell'Unione o in tutta l'Unione, o anche la diffusione delle buone pratiche tra diverse unioni, quindi se si è fatto qualcosa di qua e di là.
Qualcuno diceva perché non creare un reality su quelle che sono le attività che fa Libera, cioè ad esempio il discorso dei cuochi, si credevano che fossero appunto un mestiere svantaggiato o quasi misero, insomma, e adesso che c'è Masterchef e tutti questi programmi di cucina, dicevano tutti i ragazzi vogliono fare i cuochi, anzi il cuoco è diventato anche uno dei mestieri strambito e strapagato, perché non farlo anche con tutte le realtà anche Libera in qualche forma sul territorio. Una mappa dei beni confiscati, ovvero sapere ad esempio se un palazzo, una sala, una struttura è stata confiscata alla mafia, perché magari una la conosce appunto come albergo, come ristorante, e non sempre c'è scritto appunto che è un bene confiscato, soprattutto quando si partecipa magari ad iniziative di tipo culturale all'interno di alcuni locali, non sempre è detto, quindi renderli anche più visibili e più conosciuti. E la stessa mappa potrebbe contenere anche invece i posti più discutibili, cioè non so, bar, locali o strutture che invece se non sono proprio posti di riciclaggio gestiti dal mafioso, insomma, potrebbero avere qualche problema. Così come ha fatto ad esempio Addio Pizzo, non so se lo sapete, se andate a Palermo, Addio Pizzo ha creato proprio sulla cartina della città di Palermo quelli che sono i negozi, le strutture, i bar, i ristoranti certificati Addio Pizzo, ovvero coloro che o hanno denunciato o hanno comunque superato i controlli che Addio Pizzo fa per diciamo, certificare che quei negozi non pagano il pizzo alla mafia, anzi sono, diciamo, un luogo di legalità. Altre cose sono emerse anche appunto delle metodologie, non saprei come chiamarle, un sistema per esportare le pratiche, le buone pratiche regionali, ovvero si diceva, visto che tra l'altro appunto l'ONU ha certificato questa legge, bisognerebbe riuscire, sempre il discorso della comunicazione, non solo farlo sapere ai nostri cittadini regionali, ma farlo sapere anche ad altri che possano in qualche forma o imitarci o anche eventualmente migliorarci esportando la loro, la nostra legge, le nostre buone pratiche, e assolutamente avere strumenti che consentano di trattare la mafia come qualcosa di emergente, quindi come un'emergenza, così come per il terremoto, per le calamità naturali, siccome questo è un fenomeno in costante crescita, mutamento eccetera, andrebbe trattato con risorse fisiche, economiche e personali, diciamo, legate alle persone, proprio come si trattano le emergenze e le calamità, se lo si vuole in qualche forma ridurre, sconfiggere, diciamo, rendere il nostro territorio impermeabile. Le problematiche che anche sono emerse sono legate al discorso della cultura della denuncia, quindi i paletti che anche però si devono mettere, perché altrimenti se si vuole in qualche forma rovinare qualcuno, si cominciano a fare queste denunce tramite magari il numero verde o altri sistemi e quindi non gli si consente di fare nulla, quindi vanno messi dei paletti. È necessario affrontare tutto quello che invece è la tematica legata alla sanità, sia per anche sapere appunto se i medici stanno, diciamo, operando in maniera corretta, se sono discutibili anche i modi che usano, che cosa fanno, e soprattutto credo anche legata agli appalti o le cose legate alla sanità. La tutela del fischiettatore, ovvero colui che denuncia, che però abbiamo saputo esserci già nei comuni. Qui si diceva appunto attenzione alle gare d'appalto alla burocrazia, che avevamo già un po' detto. Si propone di far circolare almeno contante, così che magari sia anche più difficile poi da pulire se non è contante, insomma. Agevolazione di prestiti ad aziende virtuose, quindi le aziende che fanno parte magari della white list o diciamo, che hanno superato i controlli antimafia devono avere anche delle agevolazioni e degli incentivi, e soprattutto per contrastare anche i prestiti mafiosi. Una formazione per gli amministratori locali, in particolare per i sindaci, molto dettagliata e puntuale su appunto quello che possono essere sintomi o, diciamo, fenomeni da tenere d'occhio, soprattutto buone pratiche o cose che si possono fare. Un'attenzione assolutamente al discorso delle sale giochi e della ludopatia, magari appunto anche da inserire nella legge regionale. Queste più o meno sono le cose che abbiamo condiviso.
Se siete d'accordo, visti i tempi, appunto, chiederei a qualcuno di voi se ha delle domande, però anche qui vi chiedo di rimanere su delle domande nel tema di cui abbiamo trattato, perché loro dopo sono a disposizione, ci sono tantissimi mezzi per averli anche su altre questioni, e perché così appunto rimaniamo in tema, e invece chiedo a loro di farci appunto un ultimo appello sul, un po' ce l'avete già detto, sul perché votare, scrivere Simonetta Salviera e Antonio Mummolo al fianco del simbolo del PD, in fondo ci sono dei facsimili, dopo se volete vi facciamo vedere anche la scheda, mi raccomando, se volete esprimere la preferenza va scritta, cioè votando il simbolo del PD si vota, diciamo, il voto di lista, ma non è sufficiente per farli eleggere, quindi bisogna scrivere proprio al fianco i loro nomi, e soprattutto perché appunto Antonio propone diciamo di proseguire questo cammino per una regione più aperta e Simonetta propone di proseguire questo cammino per una buona regione, quindi se volete anche appunto, diciamo, ci sono domande? Sì. No? Più o meno abbiamo esaurito. Chi vuole la bella sì, intanto semplicemente per voi che siete qui non c'è davvero bisogno di ricordare come facciamo normalmente in Simonetta, nei mercati, nei banchetti eccetera, che il 23 si vota, perché tanta gente purtroppo fuori da questa sala non lo sa, che il 23 è possibile per la prima volta in Emilia Romagna esprimere due preferenze, una per una donna e per un uomo. Abbiamo cambiato la legge elettorale, abbiamo tolto il listino che era presente nella precedente legge elettorale e abbiamo deciso di inserire la doppia preferenza di genere. Usate il voto che avete, usatelo, perché altri lo saranno altri per voi. Io non credo che qui ci sia necessario, diciamo, insistere su questo, perché insomma, se siete qui siete tutte persone che useranno il loro diritto al voto, usatelo anche per esprimere la doppia preferenza. Ci si è detti prima i motivi, io non ritorno su quelli, i motivi della mia candidatura, quello che vorrei fare è scritto nel Debian che trovate lì, quello che ho fatto è scritto nel medesimo Debian, io mi sono sempre occupato anche per professione, perché sono un avvocato giuslavorista, di diritti, di legalità e delle persone più deboli. Se fossi eletto continuerei in questo percorso, piacerebbe moltissimo farlo a fianco di Simonetta Saliera, davvero, perché abbiamo lavorato bene, almeno ci abbiamo messo tutto quello che potevamo metterci, poi magari se abbiamo lavorato bene lo giudicheranno altri, e se non fossi eletto continuerei comunque a occuparmi di diritti, di legalità e delle persone più deboli. Grazie. Visto che Antonio ci ha fatto l'appello al voto, sugli argomenti che prima discutevamo, solo due parole. Uno, sulla burocrazia. La burocrazia utile e quella inutile. È su questo che bisogna che anche noi ci impegniamo molto. Perché eliminare la burocrazia si incorre in un problema, no? Di non conoscere. E ad esempio la white list può essere considerata un'aggiunta di burocrazia, in realtà è capire bene il percorso di un'azienda, se è sana o non è sana, e quindi non è inutile, ma l'accatastare pile pile di carta o avere tante informazioni ma che rimangono sulle scrivanie non è utile. Ed è su questo che il lavoro anche politico va fatto, cioè accorciare i percorsi della burocrazia e definire in modo semplice chi è responsabile di un processo, perché chi, essendo che è così contorta e un procedimento passa da tante scrivanie, alla fine tutti responsabili, nessun responsabile. E allora anche l'infiltrazione mafiosa trova poi in mezzo alla burocrazia inutile la possibilità di incanalarsi all'interno. E anche la corruzione, perché se un cittadino o un'impresa trova un percorso difficile e qualcuno gli fa vedere che per caso diventa più facile, ecco che c'è corruzione e mafia.
È pur vero che c'è il responsabile adesso per legge anticorruzione e che ha grandi responsabilità, ma bisogna prosciugare quella burocrazia veramente inutile e far la scelta invece sul contenuto. Un altro aspetto, formazione, cioè nel senso che noi abbiamo, si diceva prima, all'interno del gruppo carabinieri, forze dell'ordine, eccetera, ma quella è repressione, cioè quando l'infiltrazione è già avvenuta. Utilissima, utilissimo anche riuscire a ricostruire i percorsi per capire come si muove in una società, ma la prevenzione la si fa prima e la si fa attraverso la cultura nelle scuole e la grande consapevolezza politica degli amministratori, se ce l'hanno o se non ce l'hanno. Cambia il mondo, perché allora vuol dire dare indicazioni ai dipendenti di un comune, ai propri vigili urbani, che va bene il divieto di sosta, la multa, eccetera, ma come dire, tenere una relazione che è diversa da quella dei carabinieri. Avviene prima, e allora noi continuare nel nostro lavoro per far sì che ciò che nasce nei comuni a livello di prevenzione, sia come rete di informazione, sia come educazione per le nuove generazioni, noi riusciamo a farle emergere. Quindi sull'educazione accompagnare, anche con un po' di risorse, perché sennò i comuni non ce la fanno, meglio attraverso le unioni, naturalmente. Sul tema invece della formazione dei propri dipendenti, formazione della cittadinanza anche adulta, è l'altro percorso sul quale si sta investendo, ancora di più, oppure più che di più, per seguire con costanza, perché l'esperienza di questi 3 anni ci fa dire andiamo avanti, perché oltre a capire che la mafia si muove nella sua tradizionalità, cioè gioco d'azzardo, slot machine, droga, prostituzione, via via, però c'è un meccanismo diverso che sta utilizzando, che è fare affari, inserirsi e appropriarsi di aziende, riciclaggio, acquisti di immobili in un periodo in cui non acquista magari nessuno, anche con dei prestanomi. Il tema della rifiuti, sui rifiuti, sulla filiera dei rifiuti, bisogna fare attenzione sui materiali, sui trasporti, sulla sanità. Ma c'è un tema che è quello che per me è pericolosissimo: entrare nelle nostre comunità attraverso le associazioni. L'ho visto a Bonporto, come dei gruppi di mamme che erano collegate a delle famiglie, scusatemi, va via la voce, che hanno tentato di entrare anche nell'amministrazione e quindi poi di proporsi, grazie, tirare candidati da farmi, grazie, è che, scusa, cioè attraverso, voi sapete benissimo perché molti di voi abitano in un paese, no? E allora è facile inserirsi in un comitato, in un gruppo, ma l'obiettivo è quello di poi arrivare alle successive comunali e infiltrarsi all'interno di un percorso che per noi è un percorso magari generoso, un comitato, il volontariato, eccetera, ma poi per arrivare all'interno dell'amministrazione. Questi sono i passi che qui l'infiltrazione
l'associazione mafiosa tende a voler fare perché ancora non si è appropriata delle istituzioni. E quindi grande attenzione, tanta, tanta attenzione. Grazie mille, ok? Allora, visto che appunto non ci sono domande, direi che sono stati più che esaustivi sui temi e poi comunque sono a vostra disposizione. Il PD di Persiceto ha organizzato in chiusura un piccolo rinfresco con i prodotti di Libera, perché appunto alcune cose poi vanno toccate con mano. Quindi mi raccomando, convincete più persone possibili ad andare a votare il 23 e insegnateli in qualche forma come si vota, perché abbiamo visto appunto nei mercati, ci dicono che non molti sanno che bisogna appunto scrivere la preferenza, ma ritengono che si possa scegliere. Lì, scusate, lì sul tavolo ho portato dei facsimili di schede, si tratta di aggiungere il nome Mumolo. Potete fare la prova.